20-30 anni dopo la serie di stragi sanguinose, ancora nessuna verità, è mai possibile? La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, credo ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA. Quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato, perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67, e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dago Spia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Beh, dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla. Però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie, grazie, grazie.